È il 20 agosto 2020, quando il Consiglio di Stato revoca il maxi appalto da 123 milioni di euro sui servizi di sanificazione dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna alla società Emiliana Coop Service. È l'ultima di una serie di inchieste che vede al centro questa cooperativa emiliana, che tra servizi di sanificazione, vigilanza privata e logistica è arrivata ad avere nel 2020 un fatturato da ben 1 miliardo di euro. Il gruppo Coop Service nasce all'inizio degli anni 90, dalla fusione di due importanti aziende di servizi attive nella vigilanza e nelle pulizie. La storia della cooperativa dai primi anni 2000 ad oggi è una scalata continua. Spagna, Brasile, India e Croazia sono solo alcuni dei paesi in cui direttamente o tramite le sue controllate si aggiudica appalti milionari. Igiene e sanificazione, logistica, vigilanza e sicurezza negli ospedali, nei trasporti e nei luoghi di lavoro. A marzo 2020, quando la pandemia da Covid-19 sconvolge l'Italia, la cooperativa di Reggio Emilia si trova impegnata in prima linea per contrastare la diffusione del virus. A Bologna si aggiudica un appalto da ben 123 milioni di euro, superando la concorrenza delle cooperative Dussmann e Rekip. In palio ci sono i servizi integrati di supporto alla persona dell'ospedale Sant'Orsola Malpighi, il primo istituto di ricovero e cura dell'intera regione. Il progetto è stato ideato e coordinato dal dottor Marco Storchi, dirigente del Sant'Orsola e cognato di Roberto Livi, presidente della stessa Coop Service. Storchi, oltre a essere il marito di Paola Olivi, sorella di Roberto, è stato anche dipendente della stessa cooperativa dal 98 al 2004. Col dirigente fa il bando di gara, chi vince? La cooperativa il cui presidente è il cognato. Tra l'altro, quel dirigente era stato dipendente di quella cooperativa. Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d'Italia, insieme all'opposizione, aveva già messo in evidenza il problema in regione con un'interrogazione parlamentare, trasformatasi poi in non nulla di fatto. La vicenda però prende una svolta decisiva quando il 20 agosto 2020 il Consiglio di Stato annulla il maxi appalto per conflitto di interessi, affidandolo alla terza classificata, la cooperativa Rekip. Per approfondire la vicenda siamo andati al Sant'Orsola per ascoltare il parere di Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico. Ad aspettarci troviamo la direttrice in compagnia della responsabile affari legali della struttura, il direttore amministrativo ed il responsabile dell'ufficio stampa. Siete a conoscenza della carriera lavorativa del dottor Storchi? Beh, il dottor Storchi... Nella prima fase in questa azienda ha fatto, diciamo, il lavoro più tradizionale, poi quando è stata ora di rinnovare alcune gare ha detto, ma ha proposto questa idea innovativa, ma lui lavorava già qui prima. Chiara Gibertoni, che all'epoca dell'aggiudicazione dell'appalto non era ancora direttrice generale, ci spiega che il dottor Storchi già dal 2012 lavorava per l'ospedale e che nonostante non si fosse mai occupato di sanificazione, si propose di coordinare il progetto di gara. Ma quando le chiediamo se ha conoscenza del suo passato lavorativo all'interno della cooperativa, la risposta è a dir poco inaspettata. Mai lavorato per la Coop Service? Ma io sinceramente non lo so. Sì, perché nella dichiarazione di conflitto di interessi lui disse che dal 2004 al... L'avvocato si sta riferendo alla dichiarazione di conflitto di interessi fatta dal dirigente nel 2017 e protocollata nel 2019 da parte dell'azienda ospedaliera. Quest'ultima, una volta venuta a conoscenza della relazione di affinità tra Storchi e Olivi, avrebbe quindi spostato il ruolo del dottor Storchi, trasferendolo dal coordinamento del progetto di gara alla gestione delle cucine dell'ospedale. Un provvedimento insolito da parte dell'amministrazione, che non è bastato a convincere i giudici. Nella sentenza del Consiglio di Stato si evince infatti come il curriculum del dirigente, pubblicato sul sito istituzionale dell'azienda, nulla riferisce sulla relazione di affinità,
la quale non emerge neppure dalle dichiarazioni rese in corso di gara dalla Coop Service. Una faccenda complessa che è costata alla cooperativa il subentro della concorrente Rekip da luglio 2022 e l'apertura di un'indagine da parte della procura bolognese. Ma mentre i due giganti della cooperazione si fronteggiano a colpi di ricorsi, i lavoratori dell'appalto lamentano una situazione ai margini della legalità. Ai nostri microfoni la voce di un dipendente, che chiedendo di mantenere l'anonimato ci ha raccontato le condizioni lavorative nei sotterranei del policlinico. Da contratto io dovrei occuparmi delle pulizie e dei vari servizi dell'ospedale, per quanto concerne magari la pulizia, la sanificazione, e invece faccio una mansione molto simile a quella degli operatori delle ambulanze. Turni non rispettati, straordinari non retribuiti, mansioni che non corrispondono a quelle stabilite nel contratto, sono solo alcune delle denunce che abbiamo raccolto. Tra le segnalazioni, la falsificazione delle cosiddette SLA, ossia le tempistiche che un fornitore di servizi deve rispettare nei confronti dei propri clienti. Per far credere all'azienda ospedaliera che ci ha dato l'appalto che tutto il nostro sistema funziona eccellentemente, queste SLA, queste tempistiche di cui ti parlavo, delle volte vengono falsificate. Ciò significa che se io ci ho messo un'ora e mezza a fare un determinato tipo di trasporto, sulla carta dichiaro che ci ho messo 20 minuti e che quindi ho rispettato quella tempistica che dovevo rispettare da contratto. Veniamo anche a conoscenza delle condizioni dei tunnel sotterranei, utilizzati per trasportare pazienti su autoveicoli elettrici. Le immagini che vedete in esclusiva sono state riprese da alcuni dipendenti della cooperativa, che denunciano la scarsa sicurezza e la scarsissima igiene. Per quanto riguarda il materiale, ti posso dire che io, da quando ho lavorato, per all'incirca 6-7 mesi, con una sola divisa. Mi è stata data una maglietta, un paio di pantaloni, una felpa e delle scarpe antinfortunistica e io ho usato quelle per 6-7 mesi e vorrei sottolineare anche in periodo Covid, in piena seconda ondata, quando il pericolo contagio all'interno dell'ospedale era dietro l'angolo. Noi ci occupiamo anche di trasporti Covid. La sensazione che abbiamo mentre cerchiamo notizie su questa cooperativa è quella di tuffarci dentro un mare di segnalazioni e processi sui quali poche persone sono disposte a parlare. Forse è proprio per questo motivo che a gennaio 2022 inizia Silence, un processo tuttora in corso che tratta le vicende avvenute all'interno dell'ospedale Annunziata, il principale ospedale di Cosenza. Tra i capi d'accusa, truffa aggravata ai danni dello Stato, falso e frode in pubbliche forniture. Nel febbraio del 2019, i NAS di Cosenza intercettano una telefonata tra Monica Fabris, dirigente della Coop Service, e il compagno. Sono certa che è stata pagata una tangente, ne sono certa. E anche se non mi ricordo a chi è stata pagata, basta solo che vanno sulle fatture registrate di Coop Service e la trovano. Perché l'importo invece lo ricordo a memoria. Scavano un po' e trovano che sono stati pagati migliaia, anzi centinaia di migliaia di euro per servizi non resi e qualcuno dovrà dare spiegazioni del perché. La mazzetta di cui parla la Fabris, secondo gli inquirenti, sarebbe la quota che la cooperativa emiliana avrebbe pagato per assicurarsi l'appalto cosentino. Si tratta di un appalto indetto dalla Regione Calabria, in relazione ai servizi di pulizia e servizi integrativi, per gli ospedali di Cosenza e della vicina Rogliano, avviato dalla Coop Service nell'agosto del 2014. Te lo dico qua al telefono, tanto non me ne frega più niente. È dell'azienda alla quale Coop Service ha pagato una tangente di 420.000 euro. Se graffiano un pochino con quella vicenda lì sono fottuti, non escono. Sono sicura che lì c'è l'inciuso. Cioè, non sono entrati a Cosenza per merito di gara, questo voglio dire. Monica Fabris, al momento dell'intercettazione, era già indagata per un'altra questione riguardante lo stesso appalto. Secondo l'accusa, lei ed altri quattro colleghi della cooperativa non avrebbero controllato che il servizio di sanificazione venisse effettivamente erogato.
Una mattina una persona si alzava di questa società e diceva: oggi fatturiamo X. Proponeva questo dato, qualcuno ci metteva una firma sotto e poi andava alla liquidazione. Secondo l'indagine iniziata nell'aprile del 2018, la Copservice avrebbe chiesto e ottenuto il pagamento di ore di lavoro mai effettuate, un illecito profitto tratto dal denaro pubblico, stimato intorno ai 3 milioni di euro. Questi tipi di meccanismi si erode l'erario pubblico, perché qui si pagano soldi che non devono essere pagati, si rende un pessimo servizio. Un brutto colpo per la Copservice arriva da ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, il cui presidente, in data 29 ottobre 2021, propone al prefetto di Cosenza di applicare una misura di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa per fatti corruttivi. Viene così assegnato l'incarico temporaneo al commercialista Luca Littamè, che per 3 mesi dovrà affiancare gli organi della società, al fine di agevolarne il ritorno alla piena legalità. Stipendi in ritardo e nessun rispetto del contratto collettivo dei lavoratori e delle norme sulla sicurezza. Una serie di inadempienze, quelle della Copservice di Reggio Emilia. Qual è la condizione delle persone che lavorano all'interno di Copservice? Noi nel 2018, per il pezzo che riguarda il comparto della logistica, abbiamo avuto uno scontro pesante con questa cooperativa. Nella sede della CGIL di Reggio Emilia veniamo accolti da Marco Righi. Ci racconta che sul territorio sono circa 400 i lavoratori della Copservice ad operare nel mondo degli appalti. Noi abbiamo raccolto le buste paga di 260 lavoratori, 260 persone su 400. Abbiamo preso gli ultimi 5 anni, cioè dal 2021, il 20, 19, 18, 18, 17 e 16, e abbiamo fatto un conteggio di tutto ciò che era la retribuzione dovuta e non corrisposta da parte della cooperativa con un'azione collettiva di recupero credito. E quanto montava? Beh, stiamo parlando di svariate centinaia di migliaia di euro, cioè siamo nell'ordine delle 700-800 mila euro. Una cifra ottenuta attraverso varie escamotage, ore di lavoro non pagate, fermi cantiere e permessi non retribuiti, non richiesti dal lavoratore. Grazie alla vertenza collettiva, il sindacato è riuscito a far ottenere ai lavoratori quanto gli spettava. Sarebbe sufficiente dire, tra virgolette, perché se ne è ben guardato il legislatore di reintrodurre alcune norme, che nel mondo degli appalti un appalto è genuino quando io non ho il know-how, non ho il sapere all'interno della mia azienda, e quindi devo rivolgermi a dei soggetti esterni, perché sono soggetti che hanno competenze, preparazione e know-how che io non ho all'interno dell'azienda. Perché altrimenti in questo paese l'appalto sostanzialmente è uno strumento per ridurre il costo del lavoro, per ridurre, diciamo così, responsabilità anche in alcuni casi, perché dentro il mondo degli appalti, insomma, vediamo anche quali sono a volte le interlocuzioni che sconfinano anche nella illegalità.